Sono 117.000 le prestazioni pensionistiche e assistenziali attualmente erogate dall'INPS nella provincia di Pesaro Urbino. Di queste, oltre 60.000 sono le pensioni di vecchiaia, 9.000 quelle di invalidità, 22.000 le pensioni superstiti, quasi 4.000 gli assegni sociali e infine 21.000 sono le prestazioni agli invalidi civili. Questo è il quadro che emerge dai dati dell'INPS sulle pensioni vigenti nel 2021, escluse le gestioni dei lavoratori pubblici, elaborati dall'IRES CGIL Marche. Dal 2017 il numero delle pensioni complessivamente erogate nella nostra provincia è diminuito del 3,1%, mentre il valore dell'importo medio è di 811 euro lordi. Dall'analisi dei numeri risultano poi esserci due dati che segnano in negativo il report per la provincia pesarese: la differenza riscontrata tra uomini e donne e l'ampia percentuale di pensioni inferiori alla soglia di povertà. Dai dati elaborati dall'IRES CGIL Marche emerge un quadro per quanto riguarda le pensioni molto, molto complicato. Il problema veramente grosso è la differenza che noi riscontriamo tra uomini e donne, nel senso che le donne percepiscono di pensione all'incirca il 44,5% in meno rispetto agli uomini. Ma non solo, che l'altro dato da rilevare è che nella provincia di Pesaro Urbino il 64% del totale delle pensioni sono inferiori ai 750 euro al mese. Quindi questo significa che due pensionati su tre percepiscono un importo che non consente loro di superare la soglia di povertà. E anche rispetto a questo dato, le donne hanno una pensione ancora più bassa rispetto a quello degli uomini. Questo significa che il nostro sistema pensionistico è un sistema pensionistico che va rivisto. Per la CGIL è necessario modificare la legge Fornero perché è rigida e iniqua, e soprattutto è necessario in questo momento ridisegnare un nuovo sistema pensionistico più flessibile che tenga conto anche del lavoro delle donne che fanno un lavoro di cura, del lavoro delle nuove generazioni che molto spesso è precario e non consente quindi di avere dei contributi versati regolarmente.